Merry Christmas from Marlborough Country Travels. Buon Natale carissimi amici e bentornati sul canale del Briga, ragazzi. Buon Natale a tutti voi, veramente vi auguro un felice Natale, un sereno Natale. Trascorretelo con i vostri cari, abbracciatevi, baciate a dinz do su fatare, vi vogliatevi bene, amatevi, insomma, cerchiamo di veramente sfruttare questi pochi momenti per condividere, insomma, un pochino di emozioni. E quindi, ragazzi, vi auguro veramente di passare un paio di giorni veramente sereni e felici con la vostra famiglia. E ovviamente, visto e considerato che siamo a Natale, che cosa si fa a Natale, ragazzi? Si scartano i regali. E io, visto e considerato che questo è un canale totalmente rosso-nero, e visto e considerato che conoscete già che il calcio è spesso e volentieri acquistate da da questo canale, sotto troverete tutto in descrizione, insomma tutto quanto, vi mostro un po' di maglia, a parte questa bianca del Milan che sarebbe la seconda, vi faccio un trittico di maglie. Questa nostra maglia rosso nera, la maglia nera, la terza maglia, molto ma molto bella, e potete anche vedere come, volendo, le potete, insomma, rendere personali, le potete personalizzare come volete, mettendo il vostro nome, mettendo il vostro numero, insomma tutto ciò che volete fare potete fare. Questo è un altro, insomma, ad esempio, quindi come volete divertirvi, vi divertite, ragazzi, tutto ciò che volete fare lo potete fare, quindi acquistando maglie su KeyCalcio, ragazzi. Detto questo, oggi io ovviamente faccio questo video per cogliere, insomma, l'occasione, come dicevo prima, di farvi i miei più sinceri auguri, e visto che siamo, insomma, possiamo dire due chiacchiere sul nostro Milan, è chiaro che in questo momento qua, quando il campionato giocato, insomma, si ferma, c'è questa sosta, è chiaro che si inizia a parlare di mercato, visto e considerato che siamo, insomma, vicini all'inizio del calciomercato, insomma, invernale, la sessione invernale, che spesso e volentieri viene utilizzata per cercare di tappare quelle falle che si sono create ovviamente a causa di infortuni vari, e quindi noi speriamo di poter dire la nostra sul mercato, anche perché sarebbe veramente un peccato non aiutare il nostro mister ad avere, insomma, a disposizione una rosa più, un pochino più profonda, per avere un minimo di scelte in più, insomma. Quindi questo mi sembra veramente importantissimo. Si iniziano a fare dei nomi, più o meno i nomi che girano sono sempre quelli. Sembra tornato qualche nome di nuovo in auge, tipo quel Colomouani del Nantes, centravanti del Nantes, che era stato accostato al Milan l'estate scorsa, giocatore che va in scadenza a giugno e che quindi magari si potrebbe liberare abbastanza facilmente a gennaio. Si parla ancora del sogno, tra virgolette, Renato Sanchez, questo soprattutto se dovessero davvero andare via i nostri centrocampisti che si è Benasser, per quanto riguarda il discorso Coppa d'Africa, che spesso e volentieri si dice che sia stata bloccata, poi invece i giocatori vengono convocati, quindi si dovrebbe giocare, insomma vedremo come andrà a finire questa situazione qua. Certo è che se dovessero davvero andare via per un mesetto i nostri due centrocampisti, dobbiamo assolutamente intervenire per quanto riguarda il centrocampo, oltre ad intervenire per il difensore centrale. C'è una novità interessante che riguarda oggi un paio di giocatori che potrebbero tornare, insomma, potrebbero tornare nel mirino dello scouting della dirigenza rossonera, perché a quanto pare il Chelsea sta per acquisire Koundé, centrale difensivo del Siviglia, se non erro, ottimo giocatore, e quindi in quel caso magari lo stesso Rudiger, lo stesso Christensen
potrebbero insomma partire, quindi potremmo stare attenti a, per, diciamo, per quanto riguarda questo tipo di discorso. Si era parlato di Bremer del Torino, Torino che però difficilmente insomma si priverà del suo centrale titolare durante la stagione, visto e considerato che stanno facendo un bel campionato e quindi potrebbero magari provare anche a pensare in grande. Quindi ci sono delle situazioni da verificare chiaramente. Per quanto riguarda il resto, insomma, ragazzi, sembra che l'unico giocatore che noi dovremmo recuperare per la prossima partita dovrebbe essere solo ed esclusivamente, anzi no, mi sa che nemmeno Rafa Leao dovremmo recuperare, perché Leao a quanto pare dovrebbe avere ancora un altro po' di tempo a disposizione, così come dovrebbe avere ancora tempo Rebic, così come Calabria. Cioè io vorrei capire, ragazzi, ma che cosa vi siete fatti, amici miei? Cioè, guardate che non è che voglio tornare sempre al solito discorso, non mi voglio avvelenare anche il giorno di Natale, però capito, io pensavo che ovviamente dopo la sosta natalizia si gioca di nuovo il 6 gennaio, e insomma, voglio dire, fino al 6 gennaio uno si aspetta che magari un po' di giocatori che sono fuori vengano recuperati. Invece, a quanto pare, ragazzi, non dovremmo recuperare, forse solamente, ho detto, forse solamente Leao dovrebbe, diciamo, essere quello un pochino più vicino, ma gli altri, non dovremmo recuperarli. Per fortuna sembra che Ibrahimovic, che non ha giocato l'ultima gara di campionato, non abbia niente di che, quindi dovrebbe essere a disposizione anche lui. Insomma, staremo a vedere quello che succederà. Volevo chiudere il discorso. Questi giorni non ne abbiamo parlato, insomma, non abbiamo parlato del discorso stadio. Finalmente sappiamo quale sarà il nostro stadio, qual è stato, diciamo, quale progetto è stato scelto, e si tratta della Cattedrale di Populus, progetto che in realtà è sempre stato in vantaggio rispetto all'altro, anche personalmente lo preferivo perché sembra davvero un qualcosa di diverso, un qualcosa di molto particolare, di avveniristico. L'altro, per carità, molto bello, i due anelli, ma sembrava il solito stadio moderno, cioè gli stadi moderni più o meno si assomigliano tutti. Invece questo dovrebbe avere una, diciamo, proprio una, come dire, anche esteticamente, esternamente, una faccia completamente nuova e completamente diversa da tutti gli altri, e quindi mi sembra che sia stata fatta una scelta giusta, anche perché stiamo parlando del top per quanto riguarda il discorso dell'impatto zero. Verrà fatto un lavoro completamente, insomma, diciamo, sarà uno stadio completamente autoalimentato, quindi qualcosa di veramente eccezionale, ragazzi. Ovviamente stiamo parlando di un qualcosa di ancora molto ma molto lontano. Addirittura sembra che i primi lavori inizieranno a svolgersi nel 2023, quindi ci sarà tutto un anno, insomma, per preparare questa situazione qua. Dovrebbe essere pronto lo stadio nel 2027. Io speravo qualcosa prima, speravo che almeno nel 2026 si potesse cominciare con il nuovo stadio, però ragazzi, l'importante è che avremo finalmente uno stadio di proprietà, seppur condiviso con quelli lì. Diciamo, è una cosa che porterà, diciamo, introiti completamente diversi rispetto a quelli che si fanno adesso. Ragazzi, chiuderei con una battuta su un nostro ex giocatore che non voglio nemmeno nominare, giocatore che ha pensato bene poi di andare dall'altra parte di Milano. Sinceramente, non mi interessa minimamente, quello che sta facendo adesso, quello che
che fa tutto quello che, insomma, è un giocatore che sinceramente, ragazzi, mi è talmente scaduto per l'atteggiamento che ha avuto, per quello che ha fatto, che veramente meriterebbe di non essere nemmeno nominato. Però mi ha fatto ridere l'ultima intervista quando dice: il Milan non ha spiegato i motivi del mio addio. Cioè, noi dovremmo spiegare il motivo. Cioè, fammi capire, tu decidi di non rinnovare, di andare via, non accetti la proposta del Milan per rinnovare, e il Milan dovrebbe spiegare le motivazioni. Cioè, ma ci stiamo a parlare? Dove si è sentita mai una cosa del genere? Magari avresti dovuto farlo tu. Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto ad andare via dal Milan? Che volevi 500.000 euro in più, a come tabacchino che se ne scappa di notte perché aveva vinto 500.000 euro. Ma quel 500.000 euro era un tabacchino, ci stava. Ce l'avessi vinto e forse me l'avessi scappato tan stesso, perché ovviamente per noi comuni mortali 500.000 euro sono una cifra astronomica, ma per te 500.000 euro sono solamente una vergogna, capito? Ma al di là di questo, secondo me, uno dei motivi, se non il motivo, che ti ha spinto ad andare via era la presenza di Zlatan Ibrahimovic, perché tu non hai i contrib non hai gli no, scusa, non hai gli attributi, non hai gli attributi, perché oggi è Natale, non voglio bestemmiare, non hai gli attributi per poter stare di fronte ad un giocatore come Zlatan Ibrahimovic e quindi cercare di reggere il confronto anche dialettico con una persona come quella, perché con una personalità come quella, se non hai gli attributi, non sei in grado di poter andare avanti. Quindi hai preferito andartene dall'altra parte proprio per non stare lì con lui ad essere messo sotto pressione. Dì le cose come stanno, non inventiamoci stronzate. Sono rimasto con Cerino in mano. Ma i Cerini in mano e Cerini in mano. Il Milan ha fatto una proposta. Se ti andava bene, l'accettavi. Non l'hai accettata, sei andato dall'altra parte. Sei in un VM, semplicemente. Questo è quanto. Ragazzi, quindi non siamo noi a dover spiegare, sei te che dovresti spiegare qualcosa. Beh, Guagné, questo è quanto. Io vi auguro ancora una volta un buon Natale. Vi veramente vi ringrazio per tutto quello che fate per questo canale. Continuate a seguirmi, iscrivetevi, eccetera, eccetera. Ragazzi, veramente buon Natale a tutti, auguri a tutti, vi voglio bene. Forza, lotta e vincerai. Non ti lasceremo mai. Ciao a tutti.